Ciao a tutti e bentornati in Tessiland News. Ciao da Valentina e da Rosaria. Allora Rosy, quest'oggi parliamo di un filato che comunque conosciamo. Esatto, già, esatto. Sì, però comunque è un filato che denota senz'altro delle grandi qualità e delle grandi proprietà, sì. E pertanto merita una particolare attenzione. Parliamo infatti del berry. Esatto. Diciamo, ecco, che lo conoscevamo sotto un altro aspetto, quindi infatti c'è stato un po' riproposto, se possiamo dirla tutta. Infatti. Ecco perché forse possiamo partire proprio dal capire la differenza da quello che era il berry prima in rocca, se qualcuno sicuramente, ecco, le più fedeli lo ricorderanno. E qual è appunto la differenza della nuova proposta in gomitolo? Esattamente. La differenza sostanziale è soprattutto nel fatto che il berry che abbiamo oggi, quindi presente in gomitoli, è qualitativamente anche migliore rispetto a quello che era prima in rocca, in quanto questo è vaporizzato. Cosa significa? Che appunto subisce il trattamento della vaporizzazione, quindi che il filo passa proprio attraverso delle camere dove subisce appunto il trattamento al vapore, in modo tale che la fibra possa davvero, ormai lo sapete bene, esplodere e quindi rendere il filato davvero un'esplosione di morbidezza. Perfetto. Nel caso del berry, soprattutto in particolar modo, parliamo di un filato che subisce il trattamento della vaporizzazione a doppio ciclo a 70 gradi, così che insomma possa mettere in risalto davvero appieno questo filato. Quindi una qualità proprio migliore. Sì, superiore. Perfetto. Proprio. Anche, ecco, la cartella colori che ci viene proposta, poi la vedremo a breve, comunque è bellissima. E anche molto ci sono vasta. Dei colori, esattamente, esatto. Molto vasta. Quindi poi iniziamola a vedere magari, sì, subito. Esatto, vediamo, perché poi il berry ha questa forma particolare a stoppino. Sì, così capiamo anche come utilizzarlo nel migliore dei modi, assolutamente sì. Quindi vediamolo. Eccolo il berry, questo gomitolo, questo nuovo formato di berry vaporizzato in gomitolo da 100 grammi. La composizione è 30% lana e 70% acrilico. Il peso di questo gomitolo è di 100 grammi per una lunghezza di 150 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo dei ferri 6-8 oppure l'uncinetto 5-7. Analizziamo un attimo proprio l'etichetta che troverete inserita nel cuore del berry. Ecco, allora, come vedete, a parte insomma i ferri e l'uncinetto consigliato, si consiglia anche, una volta realizzato il capo, di utilizzare, quindi di stirarlo sempre ovviamente su un tessuto o un canovaccio o qualcosa in cotone ad una temperatura massima di 110 gradi, di lavarlo a mano, che è utilizzabile qualsiasi solvente eccetto il tetracloretilene, che non si può candeggiare, e ovviamente assolutamente vietata l'asciugatrice, eccola qui, assolutamente vietata l'asciugatrice. Allora, analizziamo un attimo questo filato. Allora, come vi ho detto, precedentemente, è un filato vaporizzato, quindi subisce appunto questo trattamento che lo rende molto soffice, molto stabile, che si rigonfia e la fibra davvero esplode. Guardate qui, davvero molto bello. E con il quale potrete realizzare davvero moltissime cose. È uno stoppino. Eccolo qui, quindi con una torsione appunto a stoppino, che è tipicamente di un filato molto morbido e anche facile da lavorare. Infatti le sue leggerissime fibre subiscono una leggera torsione che lo rende davvero vaporosissimo, ma è anche facile trovarsi di fronte allo sfibrarsi ovviamente di queste fibre se si gira, o meglio si torce, il filato nella direzione opposta a quella fatta in fase di preparazione. Vedete, questo è il verso dello stoppino. Se ovviamente andate dall'altra parte, ovviamente andate appunto nella direzione opposta. Nel caso in cui si verificasse questa situazione, sarà sufficiente capire il lato della torsione e lavorarlo, quindi sempre in modo da non andare, diciamo, controverso, ecco. Ma vediamo i colori che ci sono disponibili, sono davvero tantissimi. Questo ad esempio è il menta, poi analizziamole un po' per nuance. Eccoli qua, questi quattro. Allora, abbiamo il bottiglia, il militare,
Questo invece è il giada e questo è il verde. Poi proseguiamo invece in altre tipologie di tonalità che sono le seguenti. Ecco qui. Allora, vediamo quindi il cipria, il malva, questo invece è il rosa antico e questo invece è il pink, colore bello acceso, vero? Eccoli qua. Cipria, malva, rosa antico e pink. Poi proseguiamo ancora con l'altro quartetto, che è questo. Allora, eccoli qua, quest'altro quartetto che è il Bordeaux, l'uva, questo invece il chili e questo è il rosso. Eccoli qua. E proseguiamo ancora con altre quattro tipologie di nuance che sono invece ben più chiare e sono le seguenti. Eccole. Allora, questo è il crema. Questo invece è il beige. Questo è il bianco e questo invece è il panna. Eccoli qua. Vedete, è molto sottile la differenza, soprattutto tra il bianco e il panna, però seppur sottile comunque c'è. E proseguiamo ancora invece con un altro quartetto, un po' più scuro, con i colori diciamo tipici invernali o anche autunnali aggiungerei, che sono questi. Allora, questo è il senape. Questo invece è il coccio, questo è il nocciola e questo è il mattone. Eccoli qua, senape, coccio, nocciola e mattone. E proseguiamo ancora con altri quattro che sono questi. Lo so, sono davvero tantissimi. Allora, questo è un bel giallo, questo è il moro. Questo invece è il tortora e questo è il mandorla. Eccoli qua, moro, giallo, tortora e mandorla. Proseguiamo ancora con altri quattro. Eccoli qua. Allora, qui invece abbiamo lavanda, viola, camelia e prugna. Tendente quindi, insomma, più verso i colori appunto del viola, lavanda, viola, camelia e prugna. E poi siamo arrivati quasi alla fine, ci sono questi e quindi andiamo insomma proprio sui classici intramontabili, quindi il grigio chiaro che è questo, il grigio che quindi è un po' più scuro che invece è questo. Questo invece è l'antracite e questo ovviamente è il nero. Vedete, ecco bene la differenza tra il grigio chiaro e il grigio. L'antracite e il nero, anche questi sono molto simili. E poi concludiamo invece con questi. Allora, qui invece abbiamo, eccoli qua, qui abbiamo il blu, il petrolio, l'avio e il bluette. Eccoli qua, così almeno avete modo anche di vedere la differenza tra i quattro. Blu, petrolio, avio e bluette. E poi c'è l'ultimo, con il quale finisce questa meravigliosa carrellata, che è il delicatissimo polvere. Insomma, Berry, 5 lettere, infinite possibilità. Assolutamente sì, infinite possibilità anche di utilizzo. Quindi apriamo le orecchie, prendiamo appunti così poi possiamo metterci al lavoro. Vai. Allora, diciamo ecco che innanzitutto filato, come hai detto Vale, morbidissimo. Vero. Quindi la prima cosa che mi viene in mente è consigliarla per l'abbigliamento, quindi assolutamente sì, il Berry per l'utilizzo di maxi pull, cardigan, sciarpe, cappellini, anche cappellini realizzandoli di qualche taglia in più, proprio per dare un effetto un po' più morbido. Morbido, esattamente, e semmai applicare con lo stesso filato anche un pompon per dare un po' di volume.
ancora abbiamo visto delle creazioni fatte proprio dalle nostre youtuber, che sono appunto la Fata Tutto Fare e Chris. Chris ci ha proposto un Montgomery con il Berry, utilizzando poi come applicazioni gli alamari per la chiusura, logicamente. Certo. Invece la Fata ha realizzato appunto un kimono, un giacchino taglia kimono, molto riprodotto anche dalle sue seguaci, diciamo, sì, esatto, chiamiamole così. Quindi assolutamente da provare. Un'altra cosa che mi è colpita è stata quella, diciamo, girando sul web, proprio sulla nostra pagina di Facebook Meglio di Maya. Una delle nostre uncinettine, mi piace chiamarle così, certo, esattamente, ha proprio realizzato una maxi bag con questo filato. Sono quei modelli di borse proposte a febbraio sempre da Dolce & Gabbana, che abbiamo anche già visto in qualche appuntamento precedente, realizzate appunto con questo filato. Quindi le consiglio tantissimo. Sono borse che stanno andando in questo periodo in un modo assurdo. Possiamo anche iniziarle a realizzare per Natale, quindi perché non crearle per le nostre figlie, sorelle, nipoti? Come un pensiero, esatto, diciamo, potrebbe essere Natale, anche perché, certo, guardando un po' le cifre d'acquisto di Dolce & Gabbana, sarebbe meglio realizzarle da sé. Anzi, chi è fortunato e ha appunto dimestichezza, esatto, e manualità, possiamo farlo tranquillamente. Sì, è una bellissima alternativa, giusto, quindi da utilizzare. Poi, ecco, Vale, forse il consiglio da dare comunque a chi ci sta seguendo in questo momento è quello di utilizzare il filato Berry non solo con l'uncinetto, ma anche, infatti, con i ferri da maglia e, perché no, circolari. Quindi vero, forse danno ancora di, sì, più, perché l'effetto, essendo ovviamente uno stoppino e quindi con una determinata torsione, con l'uncinetto ovviamente si fanno giri maggiori e quindi, perfetto, potreste avere, magari più per le principianti, esatto, si rischia di avere qualche di indecisione, ecco, sul, certo, verso. Però, insomma, ecco, il Berry alla fine può essere utilizzato in benissimo sia modo, con l'uncinetto che con i ferri. Però, ecco, con i ferri forse da ancora di magari più scorrevole. Esattamente. Solo questo per chi ovviamente utilizza soprattutto i ferri. Solo, sì, per questo. Quindi lo consigliamo, sì, anche, vero, per questo utilizzo. Davvero. E per quanto riguarda invece anche il lavaggio, perché è importante, sì, esatto, parlare, ricordiamo, anche di questo. Sì. Soprattutto perché, Rosy, ci sono arrivate, insomma, comunque un po' di segnalazioni. Sì, esatto, sull'odore particolarmente magari forte, sì, che ha, giustamente, è il Berry. Esatto. E diciamo giustamente, perché comunque è un filato per il 30% lana e, in quanto vaporizzato, e quindi appunto il vapore, come abbiamo detto prima, trasmesso, insomma, ecco, inserito all'interno delle fibre di questo filato, accentua ancora di più quello questo che è l'odore, odore, tipico della lana, che non è puzza, è un odore, esatto, un po' più forte, sì, un po' che più si deciso, sente un po' di più, esatto. Però comunque può essere, ecco, già dopo un primo lavaggio qualche praticamente svanisce, verrà eliminato, certo. Quindi consigli per il lavaggio? I soliti. Esatto, delicati. Delicati, acqua non superiore ai 30 gradi, sapone neutro, non strizzate ma tamponate, perfetto, con l'asciugamano, posizione piana e vedrete che i vostri capi rimarranno perfetti. Perfetto. Perfetto. Concludiamo quindi con la perfezione e diamo appuntamento al prossimo articolo. Al prossimo appuntamento. Ciao!